Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiornare il modulo interno delle radio FRSky Tandem. In questo video userò un X20, ma i passaggi sono uguali per tutte le altre radio di questa serie. L'importante è usare i file specifici per il modello che state usando. Prima di iniziare vi ricordo che le radio hanno due firmware distinti tra loro, quello del modulo interno e quello del sistema operativo. Il mio consiglio è possibilmente di tenerli entrambi aggiornati, tuttavia non è necessario aggiornare ogni volta che esce un nuovo firmware, ma allo stesso modo evitate di lasciare su delle versioni troppo datate. Come abbiamo detto in questo video, aggiorniamo il firmware del modulo interno, che in queste radio si chiama Tandem ISRM. Se invece dovete aggiornare il sistema operativo iTOS, in descrizione vi lascio il mio tutorial su come fare. Iniziamo scaricando il firmware, lo troviamo sul sito ufficiale FRSky. Il mio modello è un X20, quindi clicco qui. Poi clicco su Download. In descrizione vi lascio il link diretto a questa pagina. Clicchiamo su RF Firmware. Poi scarichiamo l'ultima versione disponibile. A questo punto dobbiamo copiare il firmware che abbiamo scaricato nella microSD della radio. Qui si può scegliere se collegarla al PC tramite adattatore USB o semplicemente collegare un cavo USB tra radio e computer. Nel caso sceglieste di accedere ai contenuti della microSD tramite USB, prima di collegare il cavo è necessario mettere la radio in boot mode. Per farlo teniamo premuto il tasto Enter e diamo una veloce pressione al tasto Accensione. Quindi colleghiamo il cavo. Come vedete è comparsa la scritta USB Plugged a confermare che ora possiamo accedere alla microSD direttamente dal PC. Ok, come vedete sulla sinistra ho aperto la cartella download del mio PC e a destra ho aperto la microSD della radio. Per tenere la radio ben organizzata, crea una cartella firmware nella microSD. Al suo interno crea un'altra cartella chiamata TD-ISRM, nella quale metterò i file per aggiornare il modulo interno. A questo punto estraggo il file dall'archivio e lo copio nella cartella che ho appena creato. Qui non c'è altro da fare, spostiamoci nella radio. Per conoscere la versione firmware del modulo attualmente installata, andiamo nel menu Sistema, poi su Info. Qui abbiamo FV che sta per Firmware 2.1.7, questa è la versione che abbiamo ora. Per aggiornare andiamo nel menu Sistema, poi File Manager. Andiamo nella cartella firmware che abbiamo creato prima, poi nella cartella TD-ISRM e scegliamo il firmware che abbiamo copiato. Quindi facciamo il flash del modulo interno. Perfetto, aggiornamento completato. Molto bene, abbiamo finito e non c'è altro da fare, quindi per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.